Il progetto La Quarta Direzione dello Spazio nasce in primo luogo con l'intento di realizzare in uno spazio una configurazione del tempo immaginario rispetto a quella del tempo reale, creando un dialogo intorno alla luce tra mezzi espressivi tecnologici come le fibre ottiche e dei video sperimentali sulla luce. L'ipotesi operativa è di realizzare un campo dinamico interattivo di luce, costituito da un'installazione fissa audiovisiva in fibra ottica che ingloba lo spazio come un volume illusorio, entro il quale, mediante un sensore, si attiva con il passaggio del fruitore un video sperimentale astratto sulla luce da un lato ed un altro dal lato opposto, proiettati tra pareti e pavimenti. Si creerà un campo dinamico di luce basato anche sulla mobilità percettiva della luce indotta nell'osservatore e sul mutamento delle coordinate prospettiche dello spazio architettonico. La quarta direzione dello spazio si attua proprio attraverso la mobilità percettiva dovuta alla possibilità di addentrarsi in un primo momento nella sola installazione in fibra ottica, osservandola sia dall'esterno sia dallo spazio interno attraverso il proprio ritmo visivo, mentre in un secondo momento si è coinvolti dalla dinamica del video che è preesistente ed indipendente dalla nostra volontà. Il concetto di tempo reale, con il quale il fruitore si trova a muoversi all'interno dell'installazione, si intercambia quindi con una sorta di tempo immaginario, indotto dal movimento e dal ritmo della luce nel subentrare interattivo del video al suo passaggio nello spazio ambiente. La sovrapposizione sensoriale simultanea tra la trasformazione delle coordinate percettive dello spazio reale con la percezione di un tempo immaginario può indurre ad una ancora successiva ipotetica sensazione di mutamento della direzione dello spazio. La quarta direzione è quindi ipotizzata sulla compresenza e dualità nello spazio delle due entità del tempo.